Hai perso le chiavi di casa? In Corea non sarebbe un problema. Le chiavi non si usano più. Ormai praticamente ovunque si usano solo codici numerici. Comodissimo, per esempio, se dividete l'appartamento con qualcuno. Basta dargli il codice. Questi codici di solito sono molto brevi e si possono cambiare continuamente. Questo li rende più sicuri e consente di dare accesso temporaneo alla casa. Se affittate un appartamento per una vacanza, per esempio, il codice sarà valido solamente per il periodo per cui avete pagato e poi verrà cambiato per il prossimo inquilino. Siete entrati nella vostra bella casa coreana. Avete tolto le scarpe, perché non vanno mai tenute in casa, e vi recate in bagno. All'ingresso troverete una o più paia di ciabatte di gomma. Dovete usarle per tutto il tempo che passerete nel bagno. Le più geniali sono le caratteristiche ciabatte bucate, perfette per la doccia o se il pavimento è bagnato, perché non creano ristagno d'acqua e permettono ai piedi di asciugarsi velocemente. In bagno, oltre agli asciugamani normali, troverete sempre anche delle salviettine durissime. Servono per esfoliare tutto il corpo. Sì, perché come ben sapete, in Corea la cura del corpo è fondamentale per uomini e donne di tutte le età. Queste salviette furono inventate a Busan nel 1962 e secondo un sondaggio i coreani le considerano una delle più importanti invenzioni mai uscite dal paese. Ma sapete come si chiamano? Italy Towel, perché originariamente erano fatte di viscosa, che veniva importata solamente dall'Italia.